Beh, ragazzi, probabilmente poteva iniziare leggermente meglio questa tournée americana della Juventus. E il detto è, chi ben comincia è già a metà dell'opera. Ecco, meraviglioso. Tanto buona domenica a tutti. Come state? Spero tutto bene. Grosse novità non ne abbiamo, perché mi sarebbe piaciuto tantissimo questa notte, come avevo detto ieri, mettermi qui a fare un bel ASMR in live di Juventus Barcellona, ma questo non è stato possibile a causa di un virus gastrointestinale che alcuni giocatori del Barcellona avrebbero guadagnato, raccolto in questi primi giorni d'America. Quindi ottimo, meraviglioso. Non solo la Juventus è arrivata in ritardo per via di ritardi aerei, quindi è saltata la conferenza stampa prepartita e anche un po' di allenamento. Non solo questo, ovviamente ore e ore di jet lag, ma pure è saltata l'amichevole, che per l'amore del Signore va benissimo perché è meglio aver scampato il fosso del virus. Ci manca solo che adesso ci prendiamo anche questo virus. Mi torna un po' in mente la tournée asiatica di Sarri, in cui Sarri torna a casa con quelli che probabilmente erano i primi sintomi di Covid in assoluto, con quella polmonite che gli impedisce di fare l'esordio col Parma, fuori casa e allo Stadium con il Napoli. Ci sarà Martuscello in quelle due gare in panchina, due vittorie, una tranquilla, una un po' più rocambolesca, era lo stadio, me la ricordo molto bene, però le vibes sono quelle lì. Le vibes sono quelle lì. Quindi, dal punto di vista del riposo, tra virgolette, meglio così, perché appunto il jet lag, il ritardo e tutte queste cose, poi li buttiamo pure in campo. Mamma mia, signore caro, chissà che cosa viene fuori. Tra l'altro, in questo momento è ironico perché ho questa maglia che mi ha regalato mio padre per il compleanno l'anno scorso. Dietro c'è più 30, Luca, dato che l'anno scorso ho fatto 30 anni, e fra 2 giorni ne faccio 31. Mamma mia, che brutto lavoro invecchiare! E invece indosso i pantaloncini del Barcellona che avevo acquistato allo store del Camp Nou nell'anno di Cardiff, di quel quarto, sì, doveva essere un quarto di finale di Champions di ritorno. 0-0, si elimina Barcellona in casa. E si va ad affrontare il Monaco in semifinale per poi andare a perdere, ovviamente perdere, la finale di Champions contro il Real Madrid. Ma abbiamo già fatto un po' di remember di alcuni match storici della Juventus o che mi hanno lasciato dei bei ricordi. Passiamo un attimino a parlare di quella che è la situazione, perché ci abbiamo scherzato sopra, sono stati 2 minuti abbastanza ironici, però ieri si doveva parlare pure di che sì. Si doveva parlare pure di che sì, e ovviamente a causa di questo mancato incontro tra Juventus e Barcellona non si è parlato di che sì, non c'è stata la possibilità di incontrarsi in persona. Se poi queste chiacchierate sono andate avanti per mezzo telematico, dato che è il 2023 e si può fare benissimo, alzo le mani e non dico niente. Io volevo anche un po' però ragionare su questa amichevole saltata, perché poi la Juventus si è allenata all'interno dello stadio che era già stato prenotato appunto per l'amichevole, tanti tifosi presenti comunque che non sono potuti entrare ad assistere a una partita per la quale avevano pagato il biglietto. E queste tournée americane, questi giri del mondo in estate sono fatti principalmente perché le squadre vengano pagate tanto, perché poi gli sponsor vanno a ricavarci, a riguadagnarci tramite i biglietti che vendono appunto ai tifosi che vedono queste squadre dal vivo, che non potrebbero vedere. Invece principalmente un po' lo stesso principio di quando andiamo a giocare la finale di Coppa Italia o di Supercoppa Italiana all'estero, in Arabia o dovunque, basta che paghino Pechino e quelle cose lì, cose che fanno un po' scappare da ridere, perché la finale della Coppa Italia, della Supercoppa Italiana la fai all'estero, però il denaro lo sappiamo comanda ed è normale che sia così, forse anche giusto che sia così in questo nuovo approccio di calcio, anche se poi a rimetterci sono i tifosi che magari lo stadio, la finale di Coppa Italia, Supercoppa Italiana non se la vanno a vedere perché le squadre guadagnano di più a esportare il prodotto. È il calcio moderno, signori, è il calcio moderno. Però io mi immagino anche questi tifosi che hanno pagato questi biglietti, stavolta non sono i tifosi italiani ad esserci finiti di mezzo e non sono in grado di assistere appunto a questa partita perché il Barcellona c'ha il virus. Poi la Juventus ha fatto allenamento. È come sarà la continassa, praticamente si è presa st'aereo per arrivare lì, poi domani già cambia location, anzi sono già ripartiti, cambia location per andare a affrontare il Milan, mi pare il 27, e poi ricambieranno ancora per andare a affrontare il Real Madrid. Però questi si sono fatti tutte ste ore, il jet lag, sono arrivati, si sono sistemati in camera, hanno fatto allenamento e sono ripartiti. Stiamo capendo il livello di follia, poi è ovvio che non potevano mettersi lì a organizzare una partitella con chi trovavano per strada ed è stato giusto fare l'allenamento, però
secondo me, una riflessione su quella che è la follia di queste tournée lampo, perché ogni 48 ore circa devi prendere e ripartire, andare nel prossimo, nella prossima parte in cui verrà il prossimo stadio. Ritardi, 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 inconvenienti, 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 quindi diciamo che non è partita bene. Quindi mi sarebbe piaciuto mettermi qua a parlarvi della partita, a dirvi, oh, siete partiti con questo modulo, hanno giocato questi, questo, quell'altro, questo ha fatto bene, questo ha fatto male. Non è questo il caso, dobbiamo pazientare ancora un pochino, però abbiamo delle indicazioni che non sono proprio meravigliose, va detto con grande chiarezza. Perché? Perché Paul Pogba non si è nemmeno allenato con i compagni. Paul Pogba si è limitato a un po' di esercizio atletico a bordo campo, a qualche lancio sentivo con il pallone da football insieme a Vlahovic, che anche lui non si è allenato al 100%, insieme ad altri giocatori che erano un po' fuori condizioni, quindi non si sono allenati. Però su Pogba c'è sempre un focus principale, perché l'altro giorno ci siamo detti chiaro e tondo, no ragazzi? Se McKennie, che era da considerarsi un giocatore in uscita, in questo momento viene confermato dalla Juventus, riaggregato al gruppo della squadra che addirittura prende e va in America, un motivo ci dovrà essere. Poi Fagioli non c'è e forse farà il recupero extremis e partirà e raggiungerà la Juventus in America, non si sa, teniamo monitorata anche questa voce. Rabiot è rimasto a casa, qualcuno addirittura l'altro giorno sotto un video mi ha detto ma non è che ancora il discorso legato al vaccino di Rabiot? Io mi ero completamente dimenticato di questa cosa, però anche l'anno scorso si era parlato tanto di Rabiot, del fatto che non volesse vaccinarsi. Io queste cose non le so e mi limito al fatto che magari è davvero questo risentimento al polpaccio di cui si era parlato, non ne ho idea, ovviamente non vado a battezzare situazioni delle quali non sono a conoscenza. Però McKennie un po' mi puzza, cioè se McKennie viene reintegrato nella rosa della Juve dopo essere stato ceduto ed era un giocatore che la Juventus si sfregava le mani a cedere il prima possibile a quelle cifre lì, magari Pogba non siamo ancora proprio pronti al 100%, per usare un eufemismo, perché figuriamoci, l'altro giorno pensavamo, vabbè, Valier non gioca, però questo non è che Valier non gioca, questo Valier nemmeno si allena con il gruppo. Quando sono uscite tutte le cose sulla rabbia, su Pogba, e vi ho detto una delle cose che mi dà principalmente più fastidio, vedere il video in cui va a fare una terapia comunque non riconosciuta in Europa al ginocchio. Ma ragazzi, ma il ginocchio Pogba, la prima volta che c'ha male al ginocchio è luglio 2022, cioè fa la prima partita l'anno scorso, non mi ricordo, il Chivas, non mi ricordo neanche contro chi era, fa la prima partita e poi si fa male luglio 2022. Siamo al 23 luglio 2023, con in mezzo controlli strumentali, terapia conservativa per cercare di non operarsi, al mondiale non ci va, quindi poi si opera, ritorno in campo, e quando si è fermato dal ritorno in campo non era il ginocchio bensì un problema muscolare dovuto ovviamente al fatto che è stato fermo per tanto tempo. Invece lo vediamo in Arabia Saudita, fare una terapia non riconosciuta in Europa ancora una volta al ginocchio. Lo vediamo ancora una volta non allenarsi nemmeno con il gruppo, nemmeno con il gruppo, dopo che si era fermato per un problemino muscolare, una micro lesione muscolare, qui sta fermo 20 giorni, 25, un mese, e ci sei. Cos'era, fine maggio, inizio giugno? Siamo inizio agosto. Poi lui ha sempre mostrato che comunque si stava allenando, stava cercando di recuperare, però a me sembra che Pogba sia sempre fermo nello stesso punto. Io sono preoccupatissimo da questa cosa. Se sono preoccupato io, che sono un semplice tifoso della Juventus, io non oso immaginare loro, che magari sono costretti anche a togliersi quei milioni di McKennie che si erano già immaginati di andare a recuperare e riaggregarlo alla prima squadra, quando ovviamente la differenza tecnica tra Pogba e McKennie è un abisso tra Pogba e McKennie, un abisso. Quindi io sono molto preoccupato. Ci aggiungiamo queste voci su che sì, e iniziamo a fare il conto a centrocampo, Rovella, Fagioli, Miretti, Locatelli, Rabiot, Pogba, McKennie, sono già sette, te dici, poi magari me ne sono anche dimenticate, aggiungi pure che si vai a 8, qualcosa non torna, e se magari esce Miretti che va in prestito, vuol dire che sono 7, che vuol dire che sono 6 più Pogba,
Che vuol dire che Pogba è un punto interrogativo, a meno che non accetterà davvero la rabbia. Io non lo so. Però Pogba sicuramente in questo momento è il più grosso punto interrogativo della Juventus attuale, e non è un punto interrogativo da poco, ragazzi, perché avere Pogba e non avere Pogba dal punto di vista squisitamente tecnico fa tutta la differenza del mondo. Avere Pogba e non avere Pogba dal punto di vista economico fa tutta la differenza del mondo, perché è vero che usufruisce del decreto crescita, ma stiamo parlando di un ingaggio da circa 8 milioni netti, che col decreto crescita è sicuramente più basso, però la Juve una decina di milioni tutti gli anni li deve tirare fuori per un giocatore che non gioca. E se aggiungiamo che per questo deve rinunciare ad incassare 25-30 milioni per accessioni di McKennie, capite bene che sono 40 milioni che ballano. E capite bene che, a maggior ragione, in un'estate in cui non fai la Champions e devi cercare di tirare un po' la cinghia, quei 40 milioni da liberare dal punto di vista bilancistico non sarebbe male, a maggior ragione se questo ti permette poi eventualmente di inserire un giocatore come Kessié, che nella testa di Allegri potrebbe essere fondamentale davanti alla difesa, per riassemblare il centrocampo e per rimettere magari Locatelli in quella zona di campo da mezzala, da titolare o non da titolare non lo so, però sono tutti ragionamenti secondo me che la Juventus in questo momento stanno facendo e sono molto preoccupati. Ma io credo che quello più preoccupato ovviamente sia il ragazzo, perché ragazzi, c'è un anno di calvario solo alla Juve, se aggiungiamo i vari problemi fisici che ha avuto a Manchester. Io lo torno a dire, è la mia opinione, che non vale niente perché non sono medico, non ho visitato il ragazzo, non vale niente, però in questo momento Pogba non è un atleta. In questo momento Pogba non possiede il fisico del calciatore professionista, non ce l'ha, non è in grado di sostenere determinati ritmi, determinati allenamenti o dare semplicemente continuità. L'anno scorso si è fatto male crossando, e va bene che magari la muscolatura è indolenzita perché è stato fermo tanto, lavorato su altre aree, e va bene. Ragazzi, ha alzato un pallone. Cioè, in questa condizione uno come Pogba forse c'ha pure paura a tirare in porta, non negli allenamenti in partita. E cosa facciamo? Non tiriamo più? Maggior ragione uno come Pogba, che col tiro da fuori ha sempre risolto non poche partite, non poche situazioni spiacevoli. Cioè, bisogna mettersi nella testa che il Paul Pogba che abbiamo ammirato nel primo ciclo alla Juventus non esiste più. E non esisterà più. Se tornerà Pogba sarà un giocatore nuovo, che avrà caratteristiche differenti. Aggiungo, perché lo sto dicendo un po' di tempo, che secondo me oggi Pogba è un giocatore prettamente offensivo. È un giocatore che devi considerare in quelli davanti, in appoggio alla punta, o come centrocampista più spostato in avanti, addirittura forse come seconda punta. Perché? Perché devi dargli la possibilità di respirare un po' di più, di non dover essere sempre costretto ad inseguire all'indietro preoccupandosi della fase difensiva. Ed è un giocatore che negli ultimi metri quella qualità te la dà anche con l'ultimo passaggio. Poi ribadisco, tiro da fuori, sarebbe vedere Pogba che lo prova, però se non riesce neanche ad allenarsi con i compagni, ed è un po' che sta recuperando, che è fermo così, ragazzi, poi il tempo ti racconta tanto, il tempo ti racconta tanto, con la speranza che Pogba possa tornare ad essere un calciatore, ma non ne vedo i presupposti, sinceramente. Cioè, anche il fatto che non si alleni col gruppo, che stia saltando praticamente la preparazione, anche se poi a livello fisico, ok, torna, però non ha nemmeno fatto la preparazione, quanti minuti avrà? E quindi quando poi inizia ad aumentare i carichi c'è il rischio che torni indietro, è un disastro, è un disastro. Se aggiungiamo che anche Vlahovic in questo momento si è allenato a parte, che ieri quando abbiamo fatto la probabile formazione non era neanche tra i titolari, secondo le indiscrezioni. Cioè, io non vorrei che fosse ancora la pubalgia per Vlahovic, perché se è ancora la pubalgia significa che non è per niente guarito, e questo spiegherebbe magari quella volontà della Juventus di bloccare Romelu Lukaku in attesa di quei 70, 60, 80, 90 milioni. Non so quanto può valere oggi Vlahovic, qual è l'offerta che la Juventus ritiene impossibile da rifiutare, non lo so, però magari anche per quello, non lo so. Cioè, ci sono tante cose che... Cioè, un conto, sai, stai tornando. L'altro giorno Vlahovic ha fatto la partitella, quella contro le due Juventus, no? In cui si erano schierate le due Juve, una da parte e una dall'altra. Ha avuto una ricaduta pure lui? Semplice prevenzione?
sarebbe stato nei convocati, nei giocatori disponibili per affrontare il Barcellona. Tanti dubbi, eh? Tanti dubbi dal punto di vista fisico. E se aggiungiamo che dobbiamo ancora iniziare la stagione e iniziano a esserci dei giocatori chiave, chiave dal punto di vista tecnico per la Juve, queste situazioni qua, io ho molta paura. Molta paura. Sperando di sbagliare, ovviamente, ma voglio sapere un po' la vostra opinione anche qui sotto nei commenti. Vi ho rovinato la domenica? Forse sì, però era giusto anche condividere dubbi e perplessità.